Il risultato è estremamente positivo, che premia il lavoro che abbiamo fatto, l'impegno di tutta la coalizione, peraltro rispecchia, adesso voglio dare poi i numeri definitivi, però rispecchia anche il dato delle europee, quindi non c'è stata una flessione, c'è stata una costante. E credo che sia un bel segnale, anche un carico di energia positiva, ma anche una grande responsabilità, perché da domani bisogna lavorare al nuovo Piemonte e mettere in pratica le cose che ci siamo impegnati a fare. Si tratta di vedere, Bruxelles ha dei meccanismi diversi rispetto all'Italia, a Bruxelles non c'è la maggioranza e l'opposizione, in questi 5 anni ho imparato che ci sono maggioranze trasversali che guardano più all'origine geografica dei paesi che non invece alla politica. Io sono felice perché sono andati tanti italiani di valore a Bruxelles in tutte le liste e noi abbiamo bisogno che quando gli italiani vanno a Bruxelles pensino prima di tutto, come abbiamo fatto noi, a essere italiani e quindi a mettersi a disposizione del governo e anche della nostra regione. Sono felice del risultato della Lega perché io quando un mio alleato cresce sono felice, io mi preoccupo quando crescono i miei avversari, non i miei alleati, e quindi sono felice così come del risultato che ha avuto Forza Italia e anche di Fratelli d'Italia, perché questi signori qua hanno comunque raddoppiato rispetto alle europee scorse, quindi credo che quando si vince è perché tutti hanno fatto la loro parte. So che è una regione che ha delle potenzialità enormi, che ha dei funzionari, dei direttori, del personale davvero straordinario, che forse deve essere un po' valorizzato, e valorizzato vuol dire anche responsabilizzato e riorganizzato, questo è un po' quello che io penso di trovare, una regione che magari su certe cose ha bisogno di essere aggiornata nei metodi, perché come sono cambiate tante aziende, le aziende, pensate negli ultimi 10 anni quante volte un'azienda ha dovuto cambiare le proprie modalità di essere operativa sul mercato. Ecco, la regione deve essere, credo, un po' più veloce anche in questo senso. Trionfo delle province, ma un bel dato su Torino. Il 40% dei torinesi che esprimono la fiducia alla nostra coalizione è un'ottima base su cui partire, perché Torino è importante. La Lega lo trovo un partito di grande buonsenso quando si siede a ragionare, come abbiamo fatto, sul programma, su tutte le iniziative, per cui non credo che avremo problemi, anche perché Riccardo Molinari, che è il nostro interlocutore diretto regionale, è una persona di grande valore con cui sia Paolo Zangrillo che Fabrizio Comba hanno potuto lavorare in questi mesi e costruire un programma su cui davvero noi non abbiamo nessuna diversità, ma né di opinione né di nessun aspetto. Ecco.